Buonasera e bentornati a Fiera Milano City. Eccoci arrivati all'ultimo appuntamento quotidiano con Salone Franchising Milano, che chiuderà ufficialmente i battenti domani sera. In che cosa consiste brevemente il crowdfunding? Il crowdfunding non è nient'altro che recuperare fondi, o anzi è uno strumento di finanziamento alternativo ai metodi tradizionali, dove con l'aiuto di tante piccole somme date da tanti piccoli partecipanti si raggiungono somme notevoli. Ci deve essere dietro ovviamente una motivazione alla partecipazione e un qualcosa che deve essere dato a fronte della partecipazione singola di chi ha donato la quota. In che modo può aiutare il franchising? Ma il problema principale oggi è riuscire ad accedere alle fonti di finanziamento alternative. Come mai avete deciso di partecipare a questa esposizione e che cosa vi aspettate? Visto che noi siamo un'azienda che fa principalmente retail, ma fa ovviamente il franchising, puntiamo molto su quello che è il franchising, ovviamente per noi era importante essere presenti, infatti non è la prima volta, ma siamo presenti già da diversi anni. Anzi, grazie alla fiera riusciamo anche poi a sviluppare dei contatti e portare poi a termine quello che è lo sviluppo del negozio, del punto di vista. Cosa ne pensate di questa esposizione? Stavamo appena dicendo che è interessante, abbiamo appena trovato un contatto che può sviluppare nuovo lavoro. Noi siamo qui in veste di fornitori di servizi, quindi non di chi deve aprire un franchising, ma siamo qui per vedere dove sta andando un po' il settore e quali sono i settori che tirano. E per ora è interessante. Microcredito, come può aiutare il franchising? Il franchising è un modo di organizzare la piccola, media, grande impresa. Il microcredito può affiancarsi a un franchisee o a una catena di franchisor per essere a fianco del microimprenditore o della piccola intrapresa per trovare risorse finanziarie e intraprendere la propria attività. Le agenzie per single funzionano? Funzionano alla grande, consideri che abbiamo migliaia di iscritti, poi noi siamo l'unica agenzia a avere una chat protetta. In realtà stiamo guardando più che altro per il settore legato al food, ci sono delle novità abbastanza interessanti. Per il Salone del Franchising è tutto. Vi ricordo che i nostri appuntamenti televisivi si chiudono qui, ma il Salone rimarrà aperto ancora fino a domani alle 16 a Fiera Milano City. Grazie per essere stati con noi e appuntamento al 2015.